Ciao a tutti, benvenuti in un'altra puntata di Keep or Sell by Magis of Lotus, la nostra fantastica rubrica dove valutiamo le vostre richieste di carte o prodotti di Magic. Allora, per iniziare vi ricordiamo di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di commentare se vi va e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Per partecipare a questa rubrica dovete commentare Keep or Sell con accanto il nome del prodotto della carta che volete farci valutare. Vi ringraziamo un sacco per il supporto, siete sempre di più. Ho addosso la polo, spero che vi piaccia. Se volete, abbiamo ancora qualche polo e qualche maglietta, ma credo che finiranno abbastanza in fretta. Però se volete, potete chiedere. E detto tutto questo, vi ringraziamo un sacco per il supporto. Se volete abbonarvi su Twitch utilizzando l'Amazon Prime Video, potete farlo gratuitamente. Altrimenti qua su YouTube, al costo di un caffè al mese, potete abbonarvi e avrete la risposta prioritaria a questa rubrica. Vi ringraziamo, ci sono già diversi abbonati e per esempio Alberto, che è il primo di cui parliamo, è abbonato, quindi appunto alla risposta prioritaria alla sua domanda, al suo quesito. Allora, iniziamo con Oboro, Palazzo delle Nuvole, una terra molto interessante che si è giocata in Ultron, si è giocata anche in altri deck e anche in Commander. Allora, la carta è molto interessante, però il valore, che è altissimo, è dato dalla scarsità, nel senso che è una carta che è stata stampata nel 2005 per la prima volta ed unica purtroppo, quindi non ha ristampe. Tanti di noi si aspettavano delle ristampe di queste terre nei Secret Layer passati. Questo non è ancora avvenuto, ma potrebbe avvenire relativamente a breve. Allora, detto tutto questo, la carta è sovrapprezzata rispetto al power level che ha. Aspettate che provo a vedere se riesco a trovare. Eccole, le due carte Keep or Sell che usiamo sempre. Eccole qua. Allora, la carta è sovrapprezzata ed è dovuto solo a questo. Il power level della carta è buono, ma non è una carta, non può essere una terra rara da 20-25 euro. Allora, come potete vedere, il prezzo in italiano è sui 23-25-26 e poi in inglese invece sale a 33-34, per prezzi veramente altissimi. Per me è sempre un sell, quindi questa qua la venderei assolutamente in ogni caso. Anche a prezzo magari non altissimo, anche a 23-24, secondo me è una carta da far fuori, perché è troppo alto il rischio di ristampa e dopo una ristampa questa carta crolla. Quindi Albi, grazie per l'abbonamento, vendi questa carta. Seconda carta per Marco è un medaglione di zaffiro. Non ha specificato l'edizione, ma se non sbaglio ha specificato la lingua, che era in inglese. Io ho preso quello di Tempesta, ma in realtà anche quello di Mystery va bene, hanno lo stesso prezzo più o meno. Allora, la carta è fortissima, ma è limitata a Commander, è limitata nei Commander Mono U, ovviamente, in cui eccelle, e nei mazzi bicolor a base blu. Quindi solo in queste categorie speciali, e neanche forse in tutti i mono blu si gioca, perché se è un mono blu a base artefatti, alla fine lo tagli, non ce la fai. Invece nei mazzi blu, tipo con i turni extra, queste cose qua, invece è veramente molto molto forte, ci sconta tutto quel tipo di spell, quindi è molto forte. Ha avuto due piccole ristampe, una in un Commander del 2014 e una in Mystery, e quindi non ha ancora avuto una vera e propria ristampa bella corposa in un set normale. Però potrebbero averli i medaglioni. Secondo me ci sarà. Sono leggibili anche per i Secret Layer e sono leggibili anche per altri Commander. Cosa probabile. Se usciranno dei Commander monocolor, queste carte potrebbero starci dentro. È assolutamente probabile. Detto tutto questo, sono abbastanza convinto nel dirti vendi. Vendi questa carta perché il rischio di una ristampa e di una discesa del prezzo c'è ed è reale. Quindi Marco, secondo me, vendi. Ultima carta, Pietro, un nostro affezionato del canale, ci chiede Urborg, tomba di Yagmoth di M15. Allora, la carta è molto forte, si gioca, c'è un mazzo in Modern adesso mononero che la gioca, c'è un mazzo in Legacy che la gioca sempre mononero e anche in Pioneer si può giocare tranquillamente. Ed è anche una playable Commander assolutamente, quindi come potete vedere è una terra che veramente ha tanta 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 versatilità. Questo la rende una terra molto richiesta, il prezzo sta salendo, le copie disponibili anche nelle altre ristampe sono bassissime. Come potete vedere qua sono solo 320, che sono veramente poche, e il prezzo però è alto. Allora, il mio consiglio è che secondo me sia se tieni che se vendi non sbagli, però io per
se fosse mia la carta, la chipperei. La chipperei e per venderla credo sui 23, 23, 24, 25. Cioè, quello secondo me è un prezzo corretto, visto che non è stata ristampata neanche in Double Master 2 e non so se verrà ristampata a breve, magari passa ancora un annetto prima che venga ristampata. Allora, siamo giunti alla conclusione di questa puntata, spero vi sia piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se vi va. Ciao ragazzi!